Hi, I'm Evelyn and today I want to talk to you about our beloved fountain pens. I wish you a good viewing and greet you with a hug. Salve amici, oggi la nostra penna, l'OND C3, questa simpatica stilografica eh, da, dai girasoli, la portiamo fuori. E dove la dovremmo portare, Londean C3? Mi è sembrato giusto portarla in un ristorante Andiamo a vedere come si è comportata. Issa. Eccola qui la nostra Ondian C3, la portiamo a fare una passeggiata e dove se non a un ristorante cinese. Siccome c'è che mi ha scritto nel, nel video precedente, quello fatto sulla Toscana, dice, eh ma questi posti sono cari, costano un sacco di soldi e Hanno ragione, hanno ragione, vabbè, ma noi queste penne le possiamo portare al mare, al canale di scolo sotto casa, al parchetto. Questa volta andiamo al ristorante cinese. Dice: Vabbè, chissà quanto spendiamo: 4 euro un riso alla cantonese, un bicchier d'acqua, io spero che meno 5 euro, ma meno di 5 euro dai! Forse ce la facciamo, forse, eh, perché dipende con chi andiamo, perché se andate con le persone sbagliate, è eh, qui spendete un sacco di soldi. Va bene, andiamola a provare. Tra il 2023 e il 2024 il marchio cinese Ondean fa uscire due ottime stilografiche, in particolare il modello C3 eh, in diversi colori, tra cui la versione con girasoli, che è quella che vi ho mostrato. Ma c'è anche quella con le margherite, un po' sul verdino, entrambe gradevole e prive di ispirazioni troppo invadenti. Dal punto di vista tecnico, la stilografica si presenta affidabile, priva di false partenze e salti di tratto, con chiusura a pressione, un fusto e cappuccio interamente in metallo di alluminio, con un peso di 34 grammi con il cappuccio e 23 grammi senza. Ricoperto il tutto da un rivestimento in plastica assai gradevole al tatto, la lunghezza totale è di 13 cm e mezzo. In conclusione, un ottimo prodotto. Allora, ma adesso non perdiamo tempo e buttiamoci nella scelta del nostro menù perché è Importante è mangiare bene. Mangiare bene e quindi andiamoci a preparare il riso alla cantonese. Dai. Il riso alla cantonese è una delle pietanze che ordiniamo più spesso al ristorante cinese. Ma Quasi sempre non viene considerato un vero piatto della tradizione. In realtà in Cina è molto diffuso e viene servito come accompagnamento alle portate principali, al pari del pane in Occidente. La stessa cosa. Sì, va bene, ma come si prepara il riso alla cantonese? Allora, una volta visti gli ingredienti, per preparare il riso alla cantonese iniziate sbattendo le uova in una ciotola. In una padella scaldate un giro di olio di semi, versate le uova sbattute e lasciatele leggermente rapprendere. S Secondo passaggio, strapazzate le uova rompendole in pezzetti con l'aiuto di, di un mestolo di legno e tenetele da parte. Procedete, procedete tagliando sottile il cipollotto e rosolatelo nella stessa padella in cui avete cotto le uova con un giro di olio di semi. Terza fase, quando il cipollotto inizia a sfrigolare aggiungete anche i piselli. E, vabbè anche quelli surgelati vanno bene lo stesso cuocete per qualche minuto i piselli devono ammorbidirsi ma rimanere rimane sodi procedete la cottura unendo anche la salsa di soia e i cubetti di prosciutto facendo attenzione a non abbrustolirli togliete la padella dal fuoco quarta fase aggiungete il riso basmati cotto al vapore ben sgranato e amalgamate con cura tutti gli ingredienti quinta fase incorporate in ultimo le uova strassate e mescolatele bene per finire impiattate ed ecco che il vostro riso alla cantonese è pronto per essere servito e buon appetito appena arrivati vedremo subito poi in azione la nostra Indian è quasi impossibile eh, io ve lo devo dire, è difficilissimo registrare, scrivere, mangiare contemporaneamente, ma io vi invito caldamente, portate fuori le vostre stilografiche, fategli visitare il mondo esterno, perché ne vale la pena. Io l'ho fatto con la sua custodia originale che è in alluminio, quindi resistente, economica, esattamente come questa penna, l'Ondia veramente costa intorno ai 16 euro, ma mh, qualcosa di più, qualcosa di meno a seconda delle piattaforme dove l'ha andata a comprare. Però morbida, morbida nell'impugnatura, morbida nella scrittura, eh, senza false partenze, senza eh, salti di tratto, eh, metti l'inchiostro in e scrive. Eh, ma che vi devo dire? Per quello che vale mh, Secondo me sono soldi spesi bene, però ognuno porta in giro quello che vuole, eh? Eh, ci, ci mancherebbe. Ma adesso basta. Basta con le chiacchiere. Come cavolo scrive questa ondina? Andiamola a vedere all'opera, dai, dai, dai! Spaghetti non all'uovo, con gare e riso alla. Cantonese andiamo, con la... allora come scrive? Ma innanzitutto, come vi arriva questa Ondian C3? Vi arriva in una scatolina di questo tipo. Eccola qua, Made in Cina Ondian C3 con tutto il suo codice con l'indirizzo. Guardate bene perché ci dicono sempre, ma sta Ondian, ma dove viene? Con un'email? Vi rispondono eh? quando scrivete, vi rispondono quindi guardate tutto il nome, no? Dove proprio esattamente, ma cosa scoprite? Che se la girate, la girate, eccolo qua, appare un indirizzo eh? un pochino differente, un'email differente che significa fabbricante distributore, fabbricante distributore eh, ma sono tutte uguali queste scatoline con tutto spesso questo nome ma soprattutto hanno tu molte delle penne anche quelle anche quelle tipo lo stai per dire no 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 non lo diciamo non lo diciamo però dai dai cerca di aprirla eccola qua eh, chi, chi, chi ha capito vuol capire, insomma, eh, ecco la scatolina. La scatolina, la, eh, questa vabbè, mh, dice io la butto, io la conservo, ma voi fate ciò che vi pare. Ma perché vi dico? Perché questa scatolina, che è molto robusta, vedete? Robusta. È in alluminio, vi può essere molto utile perché la potete volete scambiare. Io mi scambio una stilo go M, go P, con eh, con stilo orso e la infilo qua dentro, capito? La infilo qua dentro ed eccola qua. Allora, chiaramente, questa l'ho portata in giro, l'ho fatta vedere. Qui mo, al ristorante mi cacciano via. Questa dice ah, Butti, no, me la metto in tasca, me la metto nello zaino, la conserva perché perché l'altra volta vi ho fatto vedere una, pena, una mini penna l'Ondian M2 ottima penna però piccolina ha fatto il giro della toscana qui invece siamo andati un po per, per ristoranti cinesi quindi abbiamo preso un, un come si dice un eccolo qua dai un, un block notes, un quadernino molto made in francia sì però insomma dai semplice sì, ma come la carta, ho fatto delle prove prima e non traspare più di tanto. Non traspare, no, non traspare. Ci si può stare. Allora, ci ho dato le botte, l'ho portata in giro. Ma come scrive questa? Uno scarabocchietto. Scrive così, rendete conto? E dice affatto, dice ma scrive eh, come dovrebbero scrivere tutte le penne e allora perché ti sorprendi perché spesso penne che costano tanti soldi non lo fanno questo ha un pennino numero 5 quindi piccolino però carino eh, reverse reverse scrive eh, flette ma chi se ne frega del flettere io che non faccio calligrafia me ne frego completamente e quindi va bene scrive dice ma uh, variazione di tratto ma proprio minima, io non la voglio snervare, però c'è, c'è, c'è. Certo, il maestro Casciato eh, che farebbe, farebbe, farebbe l'ira di Dio con questa penna, ma mica per, per farci il corsivo inglese, no, assolutamente. Se lui mi rimprovera sempre, Riccardo, scrivi tutto l'alfabeto, non basta scarabocchi. Eh, hai ragione, Ernie. Io lo chiamo Ernie, ma col massimo rispetto. Eh. Eh, ma se fa il contrario del sì, 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 vabbè, dai. Allora, quello che mi importa è poi la scrittura veloce allora scrive bene non lo uso con il cappuccio può scrivere col cappuccio assolutamente sì dobbiamo parlare di come in realtà queste stile andrebbero usate mai premendo mai premendo allora a meno che non abbiate fatto il corso del maestro Ernesto Casciato di, di calligrafia allora eh, dategli retta fate ma senza corso ma dove andate allora, senza corso andate in quella che io chiamo calligrafia espressiva ognuno di noi la possiede in maniera naturale in maniera naturale e allora lì vi godete vi godete la pace dei sensi ma senza premere io non sto premendo allora potete scrivere anche con il cappuccio calzato se no attenzione perché ho un po' paura io adesso ancora l'unica cosa è che questa ha un fusto ve l'ho detto in alluminio ma Ricoperto di una sostanza plasticosa che è veramente adorabile. Poi a me piace il giallo, mia figlia va appassionata per il giallo, ma soprattutto per, questo, per questi girasoli. No? E ci sono anche le margherite, ci sono anche altre cose molto più serie. Io ho scelto questa Sbarazzina, lo chiamo Sbarazzina. Ma veramente ma io non, non, non so che vi devo dire che vi devo dire ottima, ottima andiamo intanto a mangiare qualcosa mi sono stufato di penne stilografiche voglio mangiare mentre qui al ristorante devo parlare basso perché sennò no eh, mi prendono per pazzo è già venuto due o tre volte ma voi lo sapete che, che ci danno i biscottini della fortuna no allora bacio 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 e la fortuna andiamola a vedere oggi che fortuna abbiamo dopo quello che ci siamo pappato allora eccolo qua questo se non lo mangiano le formiche lo andiamo a rompere noi che bello che bello dai cosa ci sarà scritto ditelo voi uno nessuno o centomila vediamo un po' che c'è scritto incredibile quando nessuno sa più che pesci pigliare intervenite in modo energico e concreto hai capito parla di me parla di me cioè vabbè ma eh, eppure eppure eh in spagnolo, madonna mia, pure io pensavo in inglese, no, in spagnolo diceva bene: incredibile, quando nessuno sa più che pesci pigliare, intervenite in modo energico e concreto. E con questo si conclude. Vi voglio bene. Un abbraccio alla prossima penna che sarà una sorpresa. Soprattutto dove l'andremo a testare, incredibile.